Gabriel Valente, Andrea Bandani, Matteo Giampitti. Buon divertimento. Allora, mister, primo tempo, siamo, io guardavo l'orologio, primo tiro in porta del Gattatico al 31esimo e poi due tiri in porta vostri al 32 e al 33esimo. Cioè, in pratica per mezz'ora non si è visto un tiro in porta. Una partita veloce, piena di errori da una parte e dall'altra, ma per la pressione che, secondo me, anche il Gattatico vi ha fatto e voi avete fatto loro. Cioè, in pratica si giocava solo al centrocampo. Secondo tempo, non so cosa hai fatto alla fine del primo, ma i tuoi sono entrati in campo in maniera un po' diversa, anche se poi sono stati facilitati sul primo gol da un errore difensivo importante che ha smarcato il tuo centravanti, che ha fatto davvero un gran bellissimo gol. Poi avete tenuto il campo bene, devo dire, cioè una volta in vantaggio io mi aspettavo la reazione del Gattatico, ma non l'ho vista, e quindi tutto sommato, cioè, a parte il risultato del 2-0, un risultato ci sta benissimo. Anche se il primo tempo il Gattatico mi aveva fatto davvero una buona impressione. Ma, come hai detto tu, il primo tempo è stato giocato prevalentemente a centrocampo, partita molto agonistica, dove le due squadre si sono affrontate, di palle gol poco da entrambe le parti. Nel secondo tempo, durante l'intervallo, abbiamo parlato un po' con i ragazzi, ci siamo sistemati a centrocampo, abbiamo preso un po' più consapevolezza delle nostre forze, delle nostre qualità che abbiamo, e diciamo che col possesso di palla, poi finalmente il gol che è arrivato, anche se in modo un po' così fortunoso, ma il gol è stato un bel gol, e di conseguenza dopo la partita per noi è stata giocata con un buon possesso palla e siamo arrivati al termine senza subire grosse occasioni da parte della squadra avversaria. Sì, mister, abbiamo detto tutto, penso che siamo d'accordo, l'abbiamo vista, per una volta l'ho vista come l'ha vista un mister, sono contento. Dai, ti ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ok, grazie a te, ciao. Mister, un bel Gattatico primo tempo, in pratica non avete lasciato occasioni se non uno su un calcio d'angolo, fino al 32esimo, come dicevo, col mister del Borgo, davvero. Poi secondo tempo invece, secondo me quell'erroraccio che avete fatto vi ha tagliato le gambe e ve lo siete tirati dietro per tutta la partita, o avevate speso tantissimo nel primo tempo. Comunque ho visto una squadra quadrata che non lasciava giocare gli avversari, e anzi forse primo tempo predominio territoriale ce l'avete avuto voi, secondo no, secondo dopo il gol siete spariti. Sì, innanzitutto sono molto contento dei ragazzi, perché
complessivamente non si sono viste le due, diciamo, categorie di differenza. Ovviamente abbiamo impostato una gara molto fisica e molta sull'intensità, che ha dato dei buoni frutti nel primo tempo, annullando completamente il gap, e poi c'è il rammarico per pronti via l'occasione che ha avuto Di Stazio. Sapevo che nell'economia della partita intera avremmo potuto pagare qualche ingenuità, è arrivata, ma questo fa parte della crescita dei nostri ragazzi. Noi facciamo questi tornei, veniamo a questi tornei perché sappiamo di competere con delle realtà molto più strutturate e importanti di noi, perciò non è importante il risultato, si arriva bene, ma l'esperienza vissuta dai nostri giovani che poi ci portano a fare delle riflessioni all'interno dello spogliatoio già dal prossimo anno. Comunque sono veramente contento dei miei ragazzi. Sì, io non l'avevo detto, ma cioè, voi fate i provinciali nel campionato reggiano, e cioè, quindi il gap sicuramente sulla carta ci doveva essere, e come hai detto tu, te lo dico anch'io. Cioè, nonostante il 2-0, cioè, si è visto proprio, diciamo che non si è visto. Ma mi fa piacere, poi detto da un uomo di calcio come te, che insomma qualche partita l'ha vista, sono lusingato. Speriamo continui questo trend e speriamo che i ragazzi abbiano voglia, perché sono andato a salutare alla fine gara, erano nonostante tutto consapevoli di aver fatto bene e siamo contenti. Ok mister, alla prossima. Luca Sandomino ha sostituito il numero 7 Giovanni Bedoldi con il numero 15 Angelo Carauso. Allora, vittoria, primo tempo inguardabile, secondo tempo un po' meglio, voi, però a me interessa sapere da te la tua carriera, tra virgolette. Allora, io ho iniziato a giocare un po' tardi a calcio, ho iniziato 8 anni, ho fatto un anno al Fidenza, alla scuola calcio Fidenza, poi mi sono trasferito al Parma, che ho fatto 3 anni. Dopo il Parma, dopo il fallimento, sono ritornato al Fidenza e ho proseguito la mia carriera così. Fidenza cosa vuol dire? Borgo San Donino? Fidenza? La scuola calcio di Fidenza, che prima c'era solamente il Fidenza. Ho capito. Sei stato convocato quest'anno in prima squadra? No, non sono mai stato convocato. Ascoltami, come hai visto Gattatico? È una squadra cattiva, si sa mettere bene in campo, una buona squadra, ecco. Dai, ti ringrazio, ciao.
tattico ha sostituito il numero 3 Francesco Colangelo con il numero 14 Alessandro Di Raffaele. Allora, primo tempo, devo dire, primo tempo bene da parte vostra, secondo tempo avete fatto due o tre oracci, loro sono cresciuti, cioè ci hanno messo forse più fisicità, non lo so. Comunque a me interessa sapere la tua carriera, da dove hai giocato, da dove vieni. Io ho iniziato a giocare anche a tattico un paio di anni fa. E da lì ho sempre giocato fino adesso. Hai esordito in prima categoria, sei stato convocato quest'anno? Ogni tanto andavo con la prima squadra, ogni tanto a giocare un po', ma poi hanno avuto un paio di giocatori in più, quindi per adesso non mi chiamano più, però quando avranno bisogno di me mi chiameranno. Niente, ti ringrazio, ciao. Risultato di Borgo San Donnino 2 per Tattico 0.